Da oggi il nostro film è in tutti i cinema! Da oggi potete vedere Il Viaggio Leggendario al cinema! E noi siamo super emozionati! Super felici! Oggi è un sogno che si avvera! Grazie a voi! Oggi finalmente potete vedere il film! Potrete scoprire tutto quello che è successo! Vedrete delle cose mai viste! Vedrete al cinema la storia più incredibile dei d'insieme! Dovete assolutamente scoprire che cosa hanno fatto il Dottor Gene e il Dottor Timothy! E scoprire i loro segreti mai visti. E scoprire che cosa fanno i nostri nuovi amici e nemici. Scoprirete tutto questo soltanto andando al cinema. E quindi ragazzi, cosa state aspettando? Correte al cinema! Andate voi insieme alla vostra famiglia, i vostri amici, i vostri genitori, nonni, zii, cugini. Andate tutti insieme perché andare al cinema è bellissimo e vi divertirete tantissimo con Il Viaggio Leggendario. E tantissimi di voi hanno già preso il biglietto, grazie ragazzi! Ci sono tantissime sale di cinema che sono già sold out, sono piene! Quindi se ancora voi non avete preso il biglietto, andate al cinema! E in più una sorpresa! Se andate al cinema adesso, tra i primi, riceverete anche un regalino che abbiamo preparato per voi! Ci sono molti regalini diversi sparsi in tutta Italia, in tanti cinema d'Italia! Quindi anche per questo andate al cinema a vedere Il Viaggio Leggendario tra i primi! Andateci già oggi! E tutti voi che andate al cinema oggi, fatevi una foto, taggateci su Instagram insieme.official, non vediamo l'ora di vederle! E visto che oggi è un giorno speciale, abbiamo un'altra sorpresa per voi e la vedrete in questo video! È una cosa che non abbiamo mai detto a nessuno finora! Un segreto che teniamo da quasi un anno! Dovete sapere che mentre stavamo facendo il film siamo entrati di nascosto nel laboratorio del Dottor Genio! Lo abbiamo spiato per tutto il tempo, per la prima volta nel suo vero laboratorio, e abbiamo conservato questo video senza dirlo a nessuno. Oggi state per vedere il video segreto dei d'insieme. Vedrete delle cose mai viste per la prima volta e speriamo che il Dottor Genio non si arrabbi troppo quando lo scoprirà. Ma pazienza, guardate il video ragazzi, state a guardare e dopo andate al cinema! Dovrebbe essere da questa parte, facciamo silenzio, non dobbiamo farci scoprire per nessun motivo. Andiamo, seguimi, mi raccomando, non fare rumore. Ma dove stiamo andando? È buio lì sopra. Sento che c'è tanta gente, facciamo attenzione. Che c'è? Cosa vedi? Vieni a vedere. Guarda, guarda qui. Oh, cos'è quella luce? Guarda quanta gente. Eric, Eric, guarda lì, vedi in fondo. Davanti allo schermo c'è qualcuno seduto. Sì. Qualcuno che è vestito di nero e ha un cappuccio. Io penso proprio che quello sia il Dottor Genio. È lui. Dobbiamo avvicinarci, voglio vedere da vicino cosa succede. Ma sei sicura? Sì, però dobbiamo fare attenzione, quindi seguimi. Guarda lì. Possiamo infilarci lì dietro, dietro a tutte quelle cose. Ma non sarà rischioso? Lo è. Ma dobbiamo farlo, seguimi. Aspetta, dove vai? Dominique, Dominique. Cattona. Ok. Qui dietro. Giù, 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 giù. Vedo. C'è una persona qui sopra. Lo so, l'ho visto. Non farti vedere. Che sta facendo? Se n'è andata per fortuna. Così però siamo ancora lontanissimi, non vedo nulla. Bene, e adesso, continuando a non farci vedere, cerchiamo di avvicinarci. Sempre giù, sempre giù. Piano, piano, da questa parte. Ok. Dobbiamo passare qui dietro. Possiamo farlo, veloce. Velocissima. Dai, piani. Vai, piano. Piano. Pianissimo. Pianissimo, piano. Ma perché c'è tutta questa confusione qui? Che ne so io, è il suo laboratorio. Sembra un magazzino. Andiamo. Oh no, siamo forse ancora più lontani di prima. Non vedo niente da qui. Silenzio poi. Continuiamo da questa parte. Dai, vieni. Mamma, ho paura. Ci sono un sacco di ragnatele. Ah. E ci sono anche i ragni. Vieni. Arriva.
arrivo, va bene. Che schifo! Ma da quant'è che non fa le pulizie il dottor Gineo? Abbiamo un problema, non possiamo più andare avanti. Lì c'è quel ragazzo della troupe. Davanti a tutti quegli schermi, lui controlla l'audio. Quindi dobbiamo stare attenti, perché potrebbe sentirci. Già, decisamente così non possiamo passare. Se passiamo accanto a lui, ci vede di sicuro. Di sicuro di qua non possiamo passare, ci vedrebbe di sicuro. Ma che facciamo, Dominique? Non possiamo rimanere qua. Forse dobbiamo andare via. Parla piano, okay. Non possiamo andare via. Stiamo spiando il dottor Gineo per la prima volta nel suo laboratorio. E tu vuoi andartene? Sì. Resta qui e aspettiamo. Se ne va, se ne va, se ne va, se ne va. Nasconditi. Se n'è andato, se n'è andato. Il ragazzo che era seduto qui in questa postazione se n'è andato. Bene, ci siamo quasi. Da questa parte superiamo tutte queste cianfrusaglie. Qui dietro, perfetto. Qui siamo molto vicini. Troppo, ho paura. Piano, parla piano. Da qui possiamo vedere tutto, guardatelo. È lì, seduto nella sua scrivania. Che brutto. Guardate quante cose tecnologiche ha. Adesso siamo vicinissimi. Guardate come se ne sta lì, fermo, immobile. Sta aspettando. Una persona gli fa le foto. È stranissimo. Il dottor Gineo ha invitato tutte queste persone nel suo laboratorio. Ci tiene molto a questo film. Guardate come è messo in posa. Mentre lui continua a scattare foto. Ma tutti quegli schermi in questo momento sono spenti. Cosa fa con tutti quegli schermi? Quegli schermi sono quelli con cui solitamente c'è spia. E adesso per la prima volta siamo noi a spiare lui. Non facciamoci sentire. Cosa fanno quelle due persone? Lo stanno sistemando. Sì, gli sistemano la maschera, la felpa. Giusto, anche lui. Come a noi sistemano il trucco e i vestiti durante il film. Lui non è il trucco, ma la maschera. E guardate come si fa a sistemare. Ci tiene ad essere bello. Ma non hanno paura. Sembra di no. Come mai? Lui non è cattivo con loro proprio perché ci tiene al film. Ah, ho capito. Ma adesso mi raccomando, Eric, facciamo molto piano. Okay. Non dobbiamo soltanto non farci scoprire dal dottor Gineo. Giusto, non dobbiamo farci scoprire da nessuno. Proprio nessuno di tutte queste persone. Ed è un po' difficile, sono ovunque, mettiti giù. Se lo scoprono, magari lo dicono al dottor Gineo. Ok, ragazzi, andiamo in partenza con la macchina. Quante cure? Certo, che cavale. No, mi perdono. Quanto costumi? Quanto te ne serve? Un pezzettino. Guardate, il regista si è seduto nella sua sedia. E lui non si arrabbia. Perché gli sta spiegando come venire meglio in camera. Lo sta imitando? Vi rendete conto? Il regista ha avuto il coraggio di sedersi al suo posto. Lui non si sta arrabbiando perché il regista gli ha spiegato come venire meglio nel film. Lui vuole venire bene in camera, vuole fare il grande attore. Aspetta, sta tornando il regista. È una cosa, dottor Gineo, chiedo scusa, potrebbe dirla con un po' più di tempo? No! No! Bella! Scusi. Si è arrabbiato. Anche col regista. E anche parecchio, hai visto come gli ha risposto male? E beh, mi è sembrato che il regista avesse paura. Sì, è scappato via e si è allontanato. Ha chiesto anche scusa. Allora non è vero, qui dentro abbiamo tutti paura di lui. Sarà decisamente meglio non farci scoprire, altrimenti siamo fritti. Che cose stranissime. Nascondiamoci! Non mi dare il caffè! Non mi dare il caffè! Non mi dare il caffè! Non mi dare il caffè!
faccia! Con tutti, risponde malissimo a tutti. È il dottor Genio, è super cattivo e antipatico. Sta trattando malissimo tutte le persone che sono qui. Come fanno a sopportarlo? Forse perché hanno paura. Ah, già, è vero. Non vorrei essere al loro posto. Vai! Il cameraman è vicino a lui. Ma lo vedi come lo guarda? Lui se ne sta lì seduto. Si sente superiore a tutti. Mentre tutti quanti qui lavorano per lui, lui non fa niente. Stanno riprendendo tutto. Ok, stop. Okay, hanno finito. Hanno finito. Hanno finito. Se ne va. Se ne va. Si è alzato. Se n'è andato. Dove sta andando? Dove va? Guardate, se ne sta andando. È lì. Eccolo, è lì. Sta seguendo il regista. Che succede adesso? Stanno pulendo il suo laboratorio. Guardate, sta passando la scopa. Ma cosa sono? Un sacco di patatine lì per terra? Oh, tranquillo. Guarda che qui il dottor Ginio non pulisce da tantissimo. No. Guardate quanta polvere. Abbiamo visto dei ragni giganteschi. Sì, lascialo sporco. Ma mi sembra che il dottor Ginio adesso se ne sia andato. Forse è sceso al piano di sotto. Quindi, se lui se n'è andato, possiamo avvicinarci. Pensi? E se ci trova? Ma io sono troppo curioso di vedere che cosa c'è in quella scrivania. Ci avviciniamo solo un attimo, okay. E poi ce ne andiamo prima che il dottor Ginio possa tornare. Pianissimissimo. Wow. Questa è la sua sedia. Lui era seduto proprio qui. Che strano vedere da vicino la sua scrivania. Ma guardate che confusione. Sono patatine. Che fai? Le mangi? Mangi le patatine del dottor Ginio? Perché no? Guardate, una tastiera. E questa? Questa è una console. C'è sempre la sua G ovunque. Queste cosa sono? Delle pozioni? Sono pozioni, Eric. Guarda qua. Chissà che liquido contiene questa ampolla. Ce ne sono molte. C'è anche un joystick. Oh mamma, è così strano essere così vicini a queste cose. E pensare che è qui che lui ha pianificato tutte cose. Con questa tastiera. Questo mouse. Oh, guardate il mouse, è tutto pieno di briciole. Certo che dovrebbe dare una ripulitina. Guardate, anche sul monitor. Eric, voglio fare una cosa. Mi siedo sulla sua sedia. Davvero? Sul serio, Dominique? Lo faccio? È anche bella comoda. Ti sei seduta sulla sedia di Genio. E sto anche girando. C'è rumore, ho paura, paura, paura. E questi cosa sono? Guarda qua. Questo schermo sta elaborando qualcosa. Sì, sembra che stia hackerando. Vedi niente, cosa c'è qui dentro? Un liquido. Che strano, che esperimenti fa con questo? Non sembra niente di buono. Avete notato? Dopo la scrivania continua, ci sono tantissime porte. Ma quelle porte dove portano? Ad altre zone del suo laboratorio, che forse non vuole far vedere a nessuno. Stanno smontando tutto. Stanno per andarsene tutti quelli che lavorano al film. E quindi significa che se loro se ne vanno, noi rimaniamo qui da soli con il dottor Ginio. E io non ci voglio proprio rimanere, quindi sarà meglio andarcene. Ma nemmeno io. No, aspettateci. No, ragazzi. Aspettate, prima di smontare tutto quanto, portateci con voi. Sì. Non lasciateci qui, se ne sono andati via già tutti. Vedrete questo laboratorio anche nel film e vedrete che cosa ha fatto il dottor Genio. E scoprirete tante cose. Quindi ragazzi, cercate il cinema più vicino e andate a vedere Il Viaggio Leggendario. Vi vogliamo bene, ciao! Ciao! D'insieme, d'insieme, d'insieme.